Allora, da parte io non capisco. Non capisco la posizione ambigua che parte della maggioranza, hanno tutto, non so, comunque parecchi consiglieri o gruppi politici in questo consiglio stanno assumendo, fregandosene della gravità del problema. Praticamente si stanno spendendo 30 milioni per non risolvere nulla a riguardo. Qualcuno non l'ha ancora capito o fa finta di non capire. I dati che ci hanno portato quelli di Senato non sono dati che hanno inventato loro, sono rielaborazioni dei dati esistenti, visti da un altro punto di vista. Si può spiegare meglio? Tenete presente che se devo svuotare un torrente e uso la canna da giardino, non ne vengo più fuori. E Senago è un esempio lampante di una vasca di laminazione di 1 milione di metri cubi che è a 4 km dal torrente di Senago. Dopodiché questo torrente fa il grande raccordo anulare che arriva fino all'Olona e poi dovrà essere ributtato di nuovo nell'Ambro. È proprio un giro inutile di un pedaggio che pagheranno i cittadini, pagherà il Comune di Milano. Lunedì prossimo ci sarà un incontro tecnico tra la Regione e il Comune di Senago. Io ho chiesto di assistervi e ci sarò. Vi aggiornerò. Grazie. Grazie, dopo gruppo Verdi. Grazie Presidente. Qualche mese fa abbiamo presentato per prima volta un'interrogazione con la quale paventavamo il rischio del trasferimento del mercato di via Massara dei Capitani dopo il trasferimento su via Massara del consolato del Pakistan. C'era stata risposta che nulla di questo sarebbe mai successo, il mercato sarebbe rimasto nella sua sede storica e nulla avrebbe potuto modificare questa situazione. Dopo il sopralluogo di ieri le nostre preoccupazioni sono diventate realtà. Per quelli che a questo punto più problemi di sicurezza mi sembrano i capricci di un console, rischiamo di spostare quello che è uno dei pochi mercati che anche la sopralluogo che abbiamo appena fatto non presentano grosse criticità o problemi. Un mercato importante sia per i cittadini che usufruiscono di questo importante servizio, sia per gli ambulanti che di lavoro che per tutte le attività attorno, bar, che trovano sostentamento soltanto grazie alla presenza di questo mercato. Quindi spero che questo consiglio, nella figura della Presidente, si attivi presso il sindaco, presso il prefetto per scongiurare questo pericolo, anche perché qua rischiamo di innescare una spirale pericolosa. Non vorrei che domani i cittadini di Autunno di tasca loro decidessero di autotassarsi per far trasferire un consolato in via Volturno, successivamente i cittadini di Alezzara potranno fare la stessa cosa, altri consoli potranno scegliere perché è particolarmente gradevole altre vie con i mercati, creare enormi disagi a una città che nei suoi ha già tanti e non vuole che in realtà comunque non perfettamente correlata destra ne fa un pochino ancora di più. Ciò spero che dal nostro consiglio parta una presa di posizione forte per la tutela del mercato di Massara del Capitano. Volevo poi collegarmi alla richiesta fatta dal consigliere Giusdei per il mercato di Tomasini. Incrementando con una richiesta che ho già presentato sia al Presidente Simi che al Presidente Quattro Ciocchi, soprattutto al Presidente Simi, di informazioni più precise su quello che sta succedendo sull'area ai lati delle ferrovie nord di Afoli, perché come giustamente aveva relazionato in parte in maniera non completa il Presidente Simi, sono ripartiti le procedure per l'assegnazione degli alloggi, per la ricerca di persone interessate all'acquisto delle abitazioni su quell'area e sembra che il progetto quindi debba ripartire concretamente già nei primi mesi del 2014. Perciò sarebbe importante avere al più presto una relazione precisa da chi si sta occupando delle vendite degli alloggi e della realizzazione delle nuove residenze sulla tempistica concreta che pensano se effettivamente c'è già qualcosa di più rispetto a quello che le cooperative in passato sono riuscite a fare, quindi se effettivamente partiranno i lavori nei primi mesi del prossimo anno, perché questo è fondamentale da sapere, sia per capire se si potrà spostare il mercato sulla nuova piazza, se ancora ci sarà quella piazza, se vuole cambiare,
ma soprattutto subendo l'impossibilità in realtà poi di spostarlo da via Vita Modignani sulla via Cicorri, stanno i lavori che non permetterebbero un comunque uno spostamento alla sede attuale in un'ulteriore sede provvisoria che è quella di via Cicorri di Porti. Quindi sarebbe importante, se riusciamo a organizzare questa commissione sul mercato, arrivare a questa commissione con queste informazioni basilari. Ulteriore richiesta è quella che faccio, l'ennesima sollecitazione che faccio al Presidente Simi per il problema di via San Giovanni del Sacro Cuore, per le strisce blu che, invadendo gran parte della carreggiata, non permettono un'adeguata circolazione dei mezzi, soprattutto dei mezzi pubblici con pericolosità e facilità di incidenti e di incroci con via Esculapio, Sacro Cuore e San Giovanni del Sacro Cuore in Pocca. Sarebbe quindi importante avere, che c'era un interessamento da parte del comune, sono passati ancora, penso, altri 2 mesi di comunicazione e nulla sarà ancora venuto a sapere. Le strisce blu ormai sono un problema che alternativamente ogni consiglio, il consigliere Agnusdei, il consigliere Pinaio e io tiriamo fuori, sarebbe utile magari che si cominciasse, oltre alla nostra richiesta, a avere qualche risposta. Grazie. La parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Alfonso.
scusa, la terza. La terza, non c'è un caso. No, le erano a caso il coglio figlio. Di patrocinio gratuito dell'associazione Terra del Fuoco per le iniziative del Natale di Terra. In occasione delle festività natalizie verrà montato un plastico con un trenino nel laboratorio pubblico dell'associazione Terra del Fuoco e un altro plastico presso il bar laboratorio Modusia. Si vuole così unire due luoghi di Bergamo in un percorso ideale che intende rivalutare le arti normali, educare al riciclo dei materiali, favorire la socializzazione attraverso il lavoro collettivo. In considerazione del valore culturale ed educativo dell'iniziativa, la Commissione maggioranza propone di concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa. Voglio pertanto presto, prego il consiglio, approvare l'iniziativa su quale e grazie. Tutti i bambini diventarono capotreni. Il trenino, sì, il trenino, vai. Ma perché è come sollecitazione? Che trenino? Io non ho visto. Trasporti devono andare. Questo deve andare in commissione dei trasporti, però non nella commissione educazione. Commissione educazione. Non c'entra niente la commissione educazione generale, ma in caso specifico. Diamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esibilità. Chi è che si è astenuto? Non votate, non votate in via visibilità, il famoso. Non votate. No, dai, vergognatevi. Così infami. Perché? Quattro giochi. Siete degli infami. Quattro giochi, sei controlla, non voti. Siamo in fase di votazione dell'immediata esibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, su 0, approvato. Certo, se volete, se vuoi fare Pellegrini. Pellegrini ce l'avete voi. Pellegrini? Se vuoi tre Pellegrini che controlla i voti. Guarda, emozione. Passiamo al punto successivo, concessione a titolo gratuito della palestra della scuola media Rodale di Via D'Arco, all'associazione dilettantistica Gabro Baschi per gli allenamenti per le case di attrezzo dell'associazione anno 2013-2014. La parola alla presidente della commissione educazione, dottoressa Roposo. Trattasi di utilizzo già consolidato negli anni da parte di un'associazione che si rivolge in modo particolare ai ragazzi della zona 9, consentendo di frequentare un'attività sportiva così contenuti, garantendo la gratuità in caso di difficoltà economiche della famiglia. In considerazione del valore educativo della pratica sportiva, la Commissione Educazione a maggioranza propone di concedere l'utilizzo gratuito degli spazi alla società di Gabro Baschi per l'anno scolastico 2013-2014 secondo le modalità e i tempi concordati con la scuola. Voglio prestare il testo del consiglio. Ma ti metto, ti do la paletta e il capotreno. La produco la terza. Con la paletta e il capotreno. Avevo ragione. Diventeremo tutti dei capotreni. Volevo ripetere la stessa domanda che avevo fatto in commissione, non so se nel frattempo la Presidente Lo Consolo ha acquisito le informazioni necessarie. Dunque, gli altri patrocini, le altre concessioni di locali che abbiamo fatto sono state a titolo gratuito, ad esempio mi viene in mente il corso di arabo, però in cambio avevamo diciamo, delle attività svolte dall'associazione all'interno della scuola, tipo l'imbiancatura di muri o cose di questo tipo. Ora, volevo sapere se appunto
chi utilizza i locali dà in cambio qualcosa alla scuola, o pur essendo al di fuori dell'orario scolastico non lo usufruisce comunque in maniera gratuita. Però diciamo, io ritenevo che insomma, non sarebbe consono fornire in maniera gratuita, anche perché voglio dire la quota di partecipazione, le spese a cui il comune chiede di partecipare è una quota irrisoria. Grazie. Dov'è la documentazione? Non ho la documentazione. Capogruppo Bigalò. Sì, rispetto a questa cosa che ha chiesto il capogruppo La Terza, io voglio dire che non sta scritto da nessuna parte che le associazioni debbano dare qualcosa in cambio. Le associazioni che vogliono fare qualcosa lo fanno. Non è che noi che la scuola gli concede i locali per giocare a pallacanestro e loro gli devono dare per forza qualche cosa, perché mi sembra un baratto di bassa lega, senza mi sembra proprio un barattare qualcosa veramente di meschino, no? Facciamo giocare i ragazzini a basket, facciamogli fare dello sport se il consiglio di istituto è d'accordo. Non è che devono impiancarli, poi magari devono portare anche la carta igienica e qualcos'altro, non scherziamo per favore. Grazie. No, io volevo chiedere perché sicuramente ne hanno bisogno, però si spara praticamente in maniera esclusiva la palestra di questa scuola, sicuramente po' eccessiva l'uso esclusivo di un medio pubblico come una palestra scolastica, visto che ne abbiamo poche che sono possibili all'utilizzo del basket per poter partecipare a campionati di comunque organizzati ce ne sono, ma non in maniera così numerosa, che se mi dice che qualcuno abilitata, se la tiene in maniera praticamente concessione esclusiva, forse un po' eccessivo. Per quest'anno, per esempio, magari sentiamo di verificare anche con la Presidente e con il Consiglio. Grazie. Consigliere Capogruppo La Terza. Sì, intervengo per fatto personale per chiarire l'intervento precedente. Funziona, che a quanto pare funziona proprio così, Fatto personale per chiarire. C'è qualcosa che non funziona. Ho visto che è stato però è andato via il consigliere Viganò, per cui non so quanto serva, però per gli altri consiglieri sappiate che io non volevo puntare sul baratto. Era giusto la citazione dell'esempio della scuola, dell'associazione che faceva il corso di arabo, però in generale non sta scritto da nessuna parte che viene concesso gratuitamente l'uso degli spazi, quindi era chiaro per tutti, era già chiaro per tutti, era per grazie, ripeto, cioè, scusate, do le informazioni che mi erano state, appunto, siccome considera La Terza, aveva detto che avrebbe chiesto, da poco con La Terza avrebbe chiesto queste cose, ho telefonato a scuola e mi sono un po' documentata. Allora, per quanto riguarda la domanda del consigliere Abbiati, questa è stata l'unica società che ha fatto richiesta, siccome ogni anno a luglio le società fanno le richieste, il consiglio d'istituto a suo insindacabile giudizio decide a quale società assegnare gli spazi e a quali no. Noi possiamo prendere atto in questo senso delle decisioni del consiglio, ma nella fattispecie è stata l'unica società che ha fatto richiesta, anche perché il capo è un po' defilata rispetto, non è centrale, non è così ambita come altre realtà che magari hanno palestre anche utilizzabili perché utilizzate
responsabili anche per le case produttive, eccetera. Scusate, ma è difficile rispondere a questo caso. Per quanto riguarda invece la domanda del consigliere della terra, posso dire che ho parlato direttamente con il presidente della società sportiva, il quale mi ha detto che, a parte il fatto che garantiscono la gratuità a tutti i bambini della scuola che facciano richiesta, che ne abbiano necessità, in ogni caso garantirà delle ore di presenza degli allenatori durante la mattina per fare attività sportiva anche durante l'orario scolastico, che è fatto per gli insegnanti di classe, cioè in sostanza la cosa fa un po' più o meno tutti. Siccome l'insegnante di educazione fisica alle elementari non c'è, ed è l'insegnante di classe che dovrebbe far fare ginnastica e spesso non è preparatissima per questa attività, allora le squadre sportive che occupano la palestra al pomeriggio garantiscono un certo numero di ore di assistenza da parte dei loro allenatori durante la giornata. Consigliere De Lorenzo. Sì, però non facciamo passare il concetto che una volta che abbiamo la proprietà per non dare la manovranza in precario, cioè. No, io ho detto che passare questo concetto qua. Adesso glielo chiedo. Grazie. Facciamo passare questo concetto deleterio, che è devastante, che ogni volta che abbiamo la proprietà la sozione di braccio del materiale o delle manovranze in abbuono, o si norma in delibera, quello che hai detto, per me non va bene detto così, perché l'hai messo in delibera come ha messo in delibera l'altra volta l'ha fatto dalla scuola ARMA. Allora, mi sentivo che la sozione garantiva un certo numero di cose. Cioè, è inutile tirare fuori queste discussioni quando si creano questi problemi strani. Cioè, non si può cadere nel ranello di dire che ogni volta che facciamo una gratuità la situazione deve darci delle cose, ma neanche di informare, neanche uno deve anche di informare, perché non va bene, perché c'è una confusione in fondo che è devastante sulla fortuna. È una parolaccia, Solo brevissimamente per dire che proprio perché questa questione della gratuità mi sta creando qualche difficoltà, io ho chiesto al direttore di settore che nel mese di gennaio affrontiamo questo tema in modo generale e cerchiamo di capire un po' meglio quali possono essere i criteri, in modo che teniamo un atteggiamento più lineare e non affrontiamo, magari anche affrontando tutte queste richieste insieme, non una per volta, perché altrimenti si rischia di fare una situazione per uno e una situazione per l'altro diversa. Grazie. Credo che sia un po' difficile poter trattare tutte insieme le richieste, perché non arrivano tutte contemporaneamente, quindi il rischio è che se si vogliono raggruppare, chi deve partire oggi rischia di rimandare la sua partenza delle attività in altri momenti e quindi diventa un problema. Al di là di questo, è sbagliato chiedere un qualcosa in cambio alle associazioni, perché la richiesta delle associazioni dell'utilizzo degli spazi all'interno delle scuole, tra l'altro c'è un regolamento che ancora deve essere definito, ma che ormai non so quando partirà, ma al di là di questo, se l'associazione ha due strade, la gratuità o il pagare in base a delle cifre prestabilite l'utilizzo di questi spazi, che siano le palestre o che siano le aule. È evidente che se uno chiede la gratuità noi non possiamo chiedere che ci devono dare, perché a quel punto non gli si dà la gratuità e si fa spendere quello che devono spendere
fa spendere la cifra che è prevista dal regolamento e pagano, e quei soldi vanno al comune. Si può accelerare, si può chiedere di accelerare l'attuazione del regolamento dove prevede che dove è previsto che una quota è già nella zona e a quel punto si può anche pensare di utilizzare come si può, come si valuterà o si potrebbe valutare all'interno delle varie attività. Solo questo è il modo corretto per chiedere e per dare la gratuità. Io ritengo sbagliato, anche se si inserisse all'interno delle delibere, chiedere uno scambio, perché se devo chiedere uno scambio io ti faccio pagare la cifra che te devi pagare e poi qualora quei soldi tornano alla zona o rimangono alla scuola, come avviene, sarà la scuola a provvedere su determinate cose da utilizzare per migliorare. Perché sennò che senso ha la gratuità? Dove sta la gratuità? Se io ti devo dare un centesimo, dove sta la gratuità? Non c'è. Questo è il fondamento delle due richieste, o gratuità o paghi alla scuola per quello che devi. Se uno chiede la gratuità è gratuito tutto, non ci sono altre storie. Voglio dire, se io ti chiedo la gratuità, sì, c'è un regolamento, no? C'è un regolamento che è ben preciso. L'assessorato allo sport ha cercato di mettere in piedi un nuovo regolamento, ma oggi, dopo due anni, non ha ancora messo in piedi definitivamente. Quindi, attraverso quel regolamento che era stato previsto, c'era anche la clausola che diceva una quota resta alla zona, un'altra quota va in percentuale A e per decidere, no? Questo è il regolamento che si doveva applicare, che non è stato ancora attuato. Ma sulla base di quello vecchio, che è quello in vigore. Io sono italiano e io sono vecchio. Tu hai due strade, poi la gratuità, poi il pagamento. Tutto il resto è. Cioè una società potrebbe dire perché io devo dare cambio qualcosa. E poi chi decide cosa ti devo dare? Tuo figlio fa la propria passaporto. Io sono contrario che venga anche inserito all'interno della legge una dichiarazione di questo tipo. Come è ancora più grave se ciò avviene nella segreta stanza. Non è mai successo questa roba qua. Non è mai successo dai danni della campagna dell'altro consiglio di zona, dagli anni 70 arrivare a oggi, non è mai successo. E non vale né se lo metti sulla delibera, né se lo fai nelle segrete stanze del pianeta. Grazie, mettiamo la situazione. In questo casino. Stegniamoci dunque. No, io mi astengo. Siamo in fase di votazione. No, non c'è la d'accordo. Assegniamoci. Chiudiamo la votazione. Che è successo? Gli scrutatori controlli. Scrutatore posso che parlare, l'altro che gioca al computer. Presidente, guardi che scrutatori ha. Nota di biasimo. Nota di biasimo agli scrutatori. Scroto. Questa registra, Questa registra. Sono gli scrutatori, gli scrotatori. Ma è una mozione, non dare retta al talebano, non dare retta al talebano. No, sto urlando. Presenti 37, volevo 28, non sarei 0, 5 approvate. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Adesso la vota, no? Ma non vota. Ma cosa vuoi fare? Non la desiguita. Fa la roba del mio posto di libro. Siamo i bambini. Questo scusa, cioè, non rispondo alla cosa.
Beatrice ha lasciato contare tutti. Sì, ma sì, ha votato adesso. Fascisti hanno saputo tutto della musica. Non si può chiudere perché non riesco a votare. Fa niente, non è retto, è passata. Non dovrebbe neanche votare. Ha votato? No. È un trucco, è un vile trucco, visto che funziona. Chiudiamo la votazione, presenti 22, favore 19, contrari 0, astenuti 3, respinto. Come passiamo punto successivo, approvazione dell'iniziativa denominata Basketiamo in zona 9, come vedete è stata stralciata. Cosa mandiamo? Cioè abbiamo le nostre emozioni. Grazie Presidente. No, vorrei essere fatto a conoscenza dei motivi che hanno portato allo straccio di questa iniziativa, dato che ho espresso forti perplessità in commissione, vorrei sapere per quale motivo l'iniziativa è stata stracciata. Grazie. Presidente Tucci. Lei sarebbe contento che dicessi per le sue perplessità. E invece no. Non è così. Io ho detto quello. Sono curioso di sapere i motivi. Adesso ci gira intorno, inizia a girare. Ma come inizia a girare? Nel senso, non ci vuole tanto tempo. Cribio, dagli tempo. Siccome io credo che bisogna essere sempre il possibile più corretti, e nel momento in cui abbiamo valutato di spostare la richiesta da fondi mappa a contributi, abbiamo verificato che non era possibile assegnare i contributi perché il tempo necessario per poter deliberare i contributi era già passato. E quindi o tornavamo sui MAP, ma avremmo dovuto fare un'altra commissione ed era un problema. E a questo punto abbiamo deciso di stralciarlo. Quindi credo che non ci siano problemi perché questo è quasi accaduto e non c'è nient'altro da dire. Attacca. Non si poteva appoggiare, non si poteva spostare sui capogruppo. No, vorrei, se mi permette, ringraziare il Presidente allora per aver confermato tutti i miei dubbi che espressi in commissione, che sono stati da lei negati e da altri negati, e invece hanno trovato poi esecuzione per lo spazio di questa sera. Grazie Presidente, grazie al Presidente. Grazie, passiamo al punto. Grazie. In commissione non si è mai detto, rispetto alle sue capacità, che dare i contributi prima di una certa data. Beh, fatelo anche voi. Non ci sono le sue motivazioni del probabilitivo di questa delibera. No, è un'altra delibera, Presidente. Quanto poter dare e concedere i contributi piuttosto che
è formato, è sempre preso da era rispetto alla data di partenza dell'iniziativa, che è diverso. La data dell'iniziativa di quando è partito non ha niente a che vedere con la data nostra imposta dall'amministrazione comunale per poter assegnare i contributi. Sono due cose diverse. Lei è pregato di dire la verità e non le bugie. Grazie Presidente Tucci. Ricordo a chi non è interessato a questo argomento, così come magari agli argomenti successivi, possono, le persone che non sono interessate possono tranquillamente uscire. Chi sta in aula deve mantenere, come sempre, è auspicabile, un contegno dignitoso. Grazie. E più parere relativo. Tutti tranquilli. Parere relativo al permesso di costruire in sanatoria, avete l'oggetto, modifiche interne ed esterne, informazioni di piccolo fabbricato a magazzini, la rete di immobili di Sbarbaro 4, la parola di Sbarbaro 1, scusate, la parola al Presidente della Commissione. No, non può dare a me, per favore. Faccio parlare prima che sono ribelli, faccio parlare prima che sono ribelli. Proponente deve uscire per la votazione, è lui che propone la votazione. Presidente Simi, ma devo fare la dichiarazione, non posso partecipare alla discussione, mi dà, no, devo dichiarare che esco, scusate, posso averla parlare? Se volete decidere chi parla, chi non parla, chi interviene, venite e sedete qui. Guardi che si sta agitando lei. Interverrà dopo per i motivi. Presidente, non vorrei partecipare alla discussione, mi fa vedere fuori, però lo fa dichiarare. Sull'ordine dei lavori, su qualunque dichiarazione, non è che deve far parlare per forza il presidente Simi. Ma lei stia tranquillo, va comunque. È un intervento sull'ordine dei lavori, non vedo perché non vuole parlare. Allora, relazione. La commissione territorio, a seguito della riunione di giunta in data 2 dicembre 2013, esaminata con l'ispitazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al permesso di costruire in sanatoria avente all'oggetto modifiche interne ed esterne, formazione di piccolo fabbricato a magazzino inerente di mobili di Alfaro 1. Trattasi di un intervento edilizio all'interno del centro sportivo Lombardina relativo al lavoro di manutenzione sui edifici esistenti, consistenti in opere interne ed esterne in locale di uso spogliatoio, servizi eccetera, di un manufatto ad uso cabina AM, di un locale ad uso di Montezzaio, di un locale ad uso magazzino già realizzato e di cui si chiede la sanatoria come indicato sulle tavole del progetto. Trattasi di un'area interna al perimetro del Parco Nord e soggetta a vincolo paesaggistico. Il parere si intende favorevole a condizione che sia dichiarata la senza di danno ambientale da parte della sovrintendenza. Voglio pertanto il potesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie, consigliere Bello. Grazie Presidente della parola. La richiesta di prima, dovevo intervenire prima che richiesta la delibera perché essendo il progettista io abbandono l'aula e non parteciperò ai voti. Mi dispiace che non volevo neanche sentire il parere, comunque esco. Tucci, l'hai già combinato, sei tranquillo. Sei tranquillo che l'hai già combinato. Esci, però. Esci. Sono le cose più veloci. Che sono le sette per chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 5, approvato. Passiamo al punto 5, mozione relativa alla messa in sicurezza di un croce di via della Senna, via del Danubio. La parola ai consiglieri firmatari di Lorenzo. Io trovo l'incongruenza di Lorenzo PDL. È un palese errore, come ripreso il simbolo smoke.
È un incrocio molto pericoloso, proprio segnalato in una posizione di sole, le scuole, dove c'è una fermata dell'autobus, dalla parte dove saliva via Lugo su Piazza Sena, c'è una curva a 90 gradi, non si vede l'incrocio dalla parte opposta perché non è segnalato. Allora, legato anche le foto che hanno fatto la bicicletta di zona dei centri incidenti, si chiede di provare questa emozione urgente, grazie. Ormai. Grazie, mettiamo in votazione. La prossima non voterei. Ha preso lo slancio. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 6, consiglio relativo alla destinazione di ampie organizzazioni concernente l'intervento del Baccioli 27. La parola al primo firmatario, consigliere Vincenzo Agnusdei. Ma perché non mi dà? Forse devi schiacciare. Grazie Presidente. Sì, la mozione chiede di destinare gli oneri di urbanizzazione di tutta di quei, diciamo, intorno a Villa Litta stanno sorgendo un po' nuovi edifici residenziali e non. Se pensiamo al Pi di Via Moneta, che è ancora in embrione, ma sappiamo che la giunta l'ha fatto passare, poi c'è via Taccioli 27, che è quell'intervento di edilizia residenziale vicino alla vecchia stazione delle Ferrovie Nord, e non ultimo c'è, l'abbiamo saputo in questi giorni, diciamo, è stato riavviato l'intervento del Pi di Affori. Quindi la mozione chiede di destinare gli oneri di urbanizzazione di via Taccioli 27, che oggi in realtà sono già stati destinati non come oneri di urbanizzazione, ma è stato diciamo, allargato il parco di Villa Litta. C'è un progetto di allargare il parco di Villa Litta, tra l'altro mi ha detto l'architetto Viaroli che non verrà abbattuto il muro interno, e quindi rimarrà lì questo muro a metà tra il parco, tra la parte vecchia del parco e la parte nuova, quella che dà verso via Taccioli, perché fa parte, diciamo, sotto le belle arti, quindi non può essere demolito. Il problema è che fare, diciamo, questo tipo di chiedere questa destinazione deve essere, diciamo, una monetizzazione, quindi il problema è chiedere che invece di un intervento bisogna chiedere proprio che venga, diciamo, trasformato l'onere di urbanizzazione in monetizzazione, che possono essere utilizzati dall'amministrazione per l'intervento per risistemare il vita. Quindi questo è quello che chiedevamo, insomma, grazie. Grazie, Presidente Simi. Sì, no, niente, io volevo ricordare che l'intervento di via Taccioli, che è un piano integrato in un programma di intervento, ha come obiettivo la documentazione e quello della riqualificazione del parco. Perché nella delibera che fu approvata 5-6 anni fa, se non ti ricordo neanche, c'era proprio che da una parte le cessioni delle aree erano destinate all'ampliamento del parco, da un'altra parte era previsto che l'operatore a sue spese realizzasse l'ampliamento del parco, con una parte di organizzazione, una
dobbiamo vedere che venivano destinati al progetto di edificazione filologica dell'Albanese. Questo consiglio di zona, in forma di libera del consiglio, che approvava di fatto il programma integrato di intervento, aveva già chiesto di utilizzare una parte degli oneri per la riqualificazione della villa. Se non sbaglio, sono stati destinati 2.300.000 euro, se non sbaglio, proprio per la riqualificazione della villa. Il parco verrà ridimensionato leggermente, gli oneri, non so dare la notizia, qualcuno esatto, ma sarà sicuramente inferiore. Per cui, diciamo, nelle cose succederà che comunque il parco verrà ampliato e riqualificato. Nel frattempo la villa ha una tranche per iniziare la riqualificazione del manufatto all'inizio, per cui il problema vero è un altro, che noi ci troviamo di fronte, abbiamo visto sulla nostra pelle, che in questa città una cosa sono le libere e una cosa sono i cantieri. I casi sono molti, inutili che ve li ricordi qua. Allora, l'inefficienza della macchina amministrativa è il grande lasso di tempo che passa dalla delibera alla realizzazione dell'opera pubblica. Ecco, noi siamo in mezzo a questo, come si dice, a questo meccanismo perverso. Per cui la mozione chiede esattamente quello che si sta già facendo. Non capisco cosa possa aggiungere questa mozione rispetto a quanto il Consiglio di zona negli anni ha fatto, ha chiesto e in parte anche ottenuto per la riqualificazione del parco e della villa. Grazie. Siamo con la terza. Sì, grazie. E vorremmo introdurre due emendamenti a questa mozione, una dopo il considerato, quindi aggiungere al considerato il piano di intervento integrato Affori per l'area in prossimità della stazione delle ferrovie Nord Affori, e in fondo al si chiede inoltre di destinare alla riqualificazione di Villa Litta la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione provenienti dall'eventuale intervento di edilizia residenziale e commerciale del piano di intervento integrato Affori, sito sull'area delle ferrovie Nord Milano. Grazie. Vediamo così poco per quale intervento di consigliere Daniel Bue. Grazie Presidente. No, vale la pena ricordare quelle che sono le regole dei programmi integrati di intervento. Questo qua è assunto dalla legge 9 del 99. Credo di essere forse stato uno degli ultimi provvedimenti che ha assunto la maggioranza, dicendo una volta, ero io presidente della commissione. E all'interno dei programmi integrati di intervento, per norma, non esistono le monetizzazioni, perché lo standard deve essere dato e recuperato all'interno dell'ambito di intervento. Può essere fatto anche macchina di leopardo andando a realizzare qualche opera prevista, ad esempio, dal piano triennale delle opere pubbliche. Ciò non vieta, però, che laddove sia impossibile recuperare lo standard in metri quadrati nell'ambito di intervento, lo stesso venga recuperato come standard qualitativo, addirittura aggiuntivo, su un'area di vitro. E questo nell'accordo di programma viene scritto nella convenzione preliminare dell'ufficio di Via Tacioli, che era destinato all'ampliamento della villa di città di San Marino. Mentre detto quanto suggerisce adesso il 5 Stelle, è un non senso. È un non senso, nella misura in cui bisognerebbe dare la messa via
allo stato dell'arte dei programmi integrati, quello di Apple che è l'altro in mia moneta, e capire se ci sono, se sono già chiusi, già convenzionati, non c'è niente da fare, è vero che uno non voglia riaprire la convenzione, ma siccome sono pacchetti chiusi, se io destino qualcosa a qualcosa d'altro, vuol dire che lo sottraggo a un programma già definito. Quindi la coperta è quella, la coperta data dalla commissione è quella, se io lo tiro da una parte e scopro dall'altra. Quindi, per carità, fate quello che volete, ma non, oggi come oggi discuto di questo in assenza delle conoscenze precise, quelli che sono come dire, gli atti contrattuali e convenzionali, è assolutamente non senso. Demagogico. Consigliere Tagliabue, presidente Tucci. Non fai aggiungere nulla, non fai aggiungere nulla. Grazie. Io sono invece, adesso al di là se è fattibile o no in questo caso, io sono d'accordo invece sull'utilizzo degli oneri di urbanizzazione da mantenere all'interno della nostra zona. Io questa richiesta l'ho già fatta in altre occasioni e per altre delibere, diciamo negli ultimi due anni a questa parte, perché ritengo che in una situazione come questa, dove soprattutto come questa, dove i soldi mancano, sugli oneri di urbanizzazione si possono anche utilizzare per risanare, per mettere a posto le strade, delle cose, insomma, si può decidere di come utilizzarle. Io ricordo che una delle ultime delibere del presidente Tagliabue che allora fu proprio sugli oneri di urbanizzazione di via Pozzo Bonelli, dove c'era il campo sportivo, dove poi hanno costruito le case, così c'era la cooperativa Spagna 82, se non ricordo male, a Pozzo. Lì facevano una delibera dove gli oneri di urbanizzazione, perché non hanno più, no, c'è anche una palestra, sono tutti proprio bene, ma comunque era una palestra, quella struttura non è stata messa a posto e gli oneri di urbanizzazione sono stati concessi alla zona, perché nella delibera c'era, per le attività sportive, cioè per le società sportive, che poi noi facciamo una delibera di 780.000 euro e facciamo una delibera dove si parlava di implementazione e di qualificazione degli impianti sportivi comunali all'interno della zona 9. Un piano di recupero, no, no. Certo, no, sono due cose diverse, sono due cose diverse, però voglio dire, si può pensare di arrivare a quella soluzione? Perché parliamo di programmi integrati che sono chiusi, sono già chiusi, ma quelli che si devono aprire, ma per quelli che si devono aprire si potrebbe pensare a una operazione di questo tipo. Faccio l'esempio, la dogana in Valtellina, se domani dovessero aprire il percorso per, si può chiedere che gli oneri di urbanizzazione una parte, tutti, un terzo, quello che è, rimangano? Io credo che si possa, si va a costruire, lo so che non è una cosa che fai da oggi a domani mattina, però se noi entriamo nell'ottica di avviare quel percorso, non su queste azioni, ma su quelle future, credo che noi faremo una cosa buona, perché potremmo destinarle per varie attività e per varie strutture della zona. Ecco, in questo senso io mi trovo d'accordo nel accettare una mozione di questo tipo, perché va in una direzione ben precisa e siamo sicuri che quei soldi non vanno in una cassa, un bidone unico, e poi vengono utilizzati per altre cose. Mi sembra giusto. Quindi, se non è fattibile per questi progetti, quantomeno chiedo che si faccia un lavoro per il futuro. Grazie. Cosa c'è? Capogruppo Paglia. Grazie Presidente. A volte davvero sono felice di trovarmi in Alice nel Paese delle Meraviglie, perché
queste emozioni sono fantastiche. Prima di tutto non si sa quanto costa ristrutturare Villa Litta, quindi non so con gli oneri di urbanizzazione se sono sufficienti a iniziare solo una ristrutturazione o se non servono proprio assolutamente niente, non c'è una valutazione, non c'è un costo, non c'è una spesa, non c'è assolutamente niente. Ricordo tra l'altro che Villa Litta dovrebbe interessarsi nel comune fino a prova contraria, perché qui sto costruendo un privato, quella è un'opera pubblica a destinazione di tutti i cittadini, e qui la butto dentro, ma perché c'entra anche questo, proprio in questi giorni c'è stato un emendamento della maggioranza sul bilancio a Palazzo Marino, dove Milano sarà una delle poche, perché non sembra che poi ce ne siano così tante città, che reintrodurrà l'IMU sulla prima casa ai cittadini milanesi pari a 44 milioni di euro che verranno sottratte dalle tasche dei milanesi per coprire i buchi della giunta Pisapia. E può piacere o non piacere, ma questa è la realtà della città di Milano. Abbiamo una giunta incapace di fare il bilancio e noi qua facciamo una bellissima mozione senza sapere i costi, senza sapere quello che c'è da fare, senza sapere la condizione attuale di Villa Litta, senza sapere se c'è da rifare il tetto, se ci sono da rifare le fondamenta, se ci sono gli affreschi da restaurare. Non si sa nulla. Chiediamo a un privato di dover, con i suoi oneri, ristrutturare una casa pubblica. Quindi benvenuti in questa bella fiaba che continua a celebrarsi in questo consiglio di zona. Io reputo questa mozione impresentabile, non perché non sia presentabile, ma proprio viene proprio dal mondo delle favole, tante belle parole, ma che poi non hanno nessun significato e nessuna funzione. È inutile che dica che il mio voto sarà contrario. Grazie. Non ci sono altri interventi, consigliere Lisei. Sì, grazie Presidente. Ma in realtà quello che chiede la mozione è una valutazione di questa ipotesi qui, quindi non sta facendo nessun tipo di affermazione, anche perché questi dati non li abbiamo qui. Però l'emendamento chiesto dal gruppo La Terza va proprio nella direzione di utilizzare gli oneri di urbanizzazione, cioè la monetizzazione di quegli oneri, di quell'intervento che è Biriafori, che quindi è un intervento di una certa dimensione, proprio per andare incontro alla riqualificazione di Villa Litta. Quindi non mi sembra di chiedere niente di così fuori dal buon senso, se non è mai stata fatta considerata questa possibilità di avere la scelta almeno tra destinare i soldi provenienti da questi interventi piuttosto di continuare a dare queste soluzioni minimali di giardinetto con lo scivolo o gli alberelli, forse è il caso di spingere un po' di più verso questa direzione e far sentire il consiglio di zona per una decisione molto più importante di quella che è stata fatta fino adesso. Grazie. Io comunque ovviamente recepisco l'emendamento della gruppo La Terza e vediamo come va. Grazie. Solo per dire che a memoria di Afori non monetizza gli oneri, anzi realizza lui le opere, perché se li monetizzasse, li facesse l'amministrazione, costerebbero di più. Quindi quando parliamo di qualcosa, secondo me bisognerebbe prima sapere di che cosa si sta parlando. Consigliere soltanto per dire che non è tutta farina del mio sacco, io ho contattato i tecnici dell'ufficio urbanistica dell'assessorato della Decesa, quindi non è che mi sto inventando delle cose. Quello che mi è stato detto è che si può pensare di destinare, di monetizzare gli oneri dell'intervento del PD di Afori per fare un intervento su Villa Litta, nient'altro. Non è che qui bisogna fare sempre i saputelli, demagogia. Non è che non si sta cercando di speculare o di fare una mozione soltanto per dire mi faccio bello per fare questo tipo di proposta. La proposta viene fatta perché è 30 anni che quella villa è in quelle condizioni. Ci sono stati tutti e ci sono ancora tutti questi PI intorno a Villa Litta, non siamo ancora riusciti ad avere una quantità di soldi tali da metterla a posto.
costo e siamo ancora lì a aspettare. Va bene, 2 milioni e 300 mila euro ci sono, ma che cosa ne facciamo? Che cosa verrà fatto? C'è un progetto di riqualificazione o vengono messi i soldi così e continuiamo a portare avanti queste proposte senza avere un'idea di quello che sarà veramente il progetto. Io la mozione comunque non la ritiro, la votazione è quella che è. Grazie. Vicepresidente, mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione la mozione così come è emendata. Ma te è troppo maggioranza che c'hai rotto. Ma la mezza maggioranza, quale maggioranza? Siamo alla votazione, vediamo la votazione. Ma sì. Presenti 32, favorevoli 10, contrari 22, assenti 0, respinto. Ma chi ti sei portato a casa? Ma chi ti ha portato a casa? Siamo al punto numero 7, mozione della Lega. Alla Milano Ristorazione. Sì, capogruppo. Minoranza. Maggioranza siete voi, non ti confondo. Tu sei capogruppo di maggioranza. 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 Grazie Presidente. Io penso di rileggerla perché è un attimino articolata, ma no, adesso no, così facilita la discussione. No. Sì, lei la boccio. Posso, grazie. Allora, considerata la presenza in tre esodati tra via Valdinucci e Mafucci, considerata la presenza di partigiani prospicenti alle vie in via Mafucci, a due vie in via Mafucci, considerata la presenza in biblioteca di caratterizzazione grafica, considerata la presenza di due incroci pericolosi, Mafucci Valdinucci, Mafucci Carnevali, considerata che il disegno stradale favorisce la percorrenza della velocità sostenuta da tutti gli altri veicoli, che la velocità spesso supera i limiti consentiti, mi sono dimenticato di mettere che c'è anche la bocciofila e il campo di calcio Bocciodromo. Valutato che il codice della strada, articolo 141,3, obbliga i conducenti a tenere velocità moderate in prossimità delle inserzioni nelle scuole, delle scuole degli altri frequentati. Ma avete finito? È tuo cognato. Appunto. Non c'entra niente. Parli come la Chiesa. Però c'è consigliere Belli e capogruppo Pazzi, se dovete discutere. No, ma io sono zitto a dire la verità, c'è la mozione e non lo so. Ma parla come la Chiesa. Ma dai una nota di piatto, per favore. Allora, valutato che il codice della strada, articolo 141,3, obbliga il conducente a tenere velocità moderate in prossimità delle intersezioni delle scuole e degli altri obblighi che vengono raggiunti da appositi segnali, valutato che l'articolo 94 del PR 895 del 92, titolo 2, costruzione di strade, capo 2, paragrafo 3, recita: il segnale bambini deve essere usato per la segnalazione di una frequentata di fanciulli, quali scuole, giardini pubblici, i campi di gioco e altri ambienti di richiamo per costoro. Girando nella zona ho notato che effettivamente non c'è nessun parco che è segnalato con il cartello, cioè si è soltanto un po'. Il consigliere Zona 9 chiede a codesta amministrazione di porre in atto tutti i provvedimenti necessari a rendere i tratti stradali del centro, le scuole e i luoghi frequentati da bambini sicuri per la loro presenza. Nel caso particolare proposto necessitano i seguenti provvedimenti. Io qua ho fatto un elenco generico di quello che si potrebbe fare, poi dipende dall'amministrazione comunale, dai vari settori a progettarli.
posizionamento di cartello, presenza bambini, impresso di Paolo Bagnani Mafucci, che è Pierluigi Reggiani, Bandiluce Candiani, Candiani Cantini e Giardini di Via Cialini. Posizionamento di limite 30 all'ora, 30 km orari, nei pressi degli accessi scolastici, considerando che via Bandiluci è praticamente dritta, favorisce la velocità, il superamento anche del limite molte volte di 50 all'ora, e lo stesso in via Mafucci nel tratto dove c'è la scuola, perché è a doppio senso, quel tratto si allarga e le macchine vanno velocemente. Posizionamenti di sottotitoli di velocità visivi, sperando che funzionino come in via dei Vini. In alternativa, posizionamento di suatori fisici tipo berlinesi che permettono il passaggio di mezzi pubblici su ruota. Sono stati studiati apposta e sono interrotti con la lunghezza dell'asse degli autobus per evitare i sobbalzi ai passeggeri. Di provvedere alla creazione di attraversamenti regionali sopra le rai. Questo qui l'ho inserito soprattutto per l'incrocio di Mafucci Carnevali, di cui avevamo già presentato varie mozioni, dove esiste solamente su due lati perpendicolari a via Carnevali, passaggio pedonale, e non c'è quello parallelo, per cui si attraversa in teoria solamente in un senso, ma poi non è così. Creazione di attraversamenti pedonali in rosso Mafucci Carnevali, via Bandiluci, posizionamento di barriere di protezione dei pedoni su marciapiedi nei pressi d'uscita delle scuole e dei parchi attrezzati. Ho notato che dal pacchetto di Bandiluci Candiani, quello di attraversamento, in corrispondenza del passaggio fra i due parchi non esiste nessun tipo di attraversamento, per cui può essere pericoloso e sarebbe necessario. Oltretutto c'è di là, da una parte si entra al parco e dall'altra c'è la bocciofila. Si ricorda inoltre quanto già deliberato, dove questo lo lascio stare, che sono le delibere che abbiamo già fatto è dal 2010 che facciamo delibere per l'altro incontro. A questa mozione ho legato 365 firme di abitanti della zona e genitori delle scuole, per cui una risposta a questo punto andrebbe data. Lascio la discussione a voi. Grazie, capogruppo Melone. Sì, grazie Presidente. Come abbiamo ricordato, abbiamo già deliberato su questo tema già due volte, senza nessun risultato. Non credo che una delibera di una commissione in più possa cambiare, diciamo, la situazione. Su questo tema io ho sollecitato i presidenti di commissione a organizzare con i responsabili dei vari settori comunali dedicato alle alle strade scolastiche, all'accesso alla scuola, messa in sicurezza. Penso che questa sia la strada, cioè affrontiamo una volta per tutte questo tema, lo andiamo a chiarire, andiamo a capire come si può fare, ma non vedo l'utilità di deliberare una serie di proposte che possono essere buone o non buone, ma che se non abbiamo l'interlocutore con cui andare a mettere in chiaro, in luce tutti quelli che sono i problemi, non vedo che effetto possa fare in più rispetto a quello che è già stato richiesto. Quindi io invito di nuovo il Presidente della Commissione, l'Oconso e Simi, di organizzare questo incontro, questa serie di incontri con i responsabili dei vari settori comunali, perché si possa affrontare per l'inizio del nuovo anno scolastico con maggiore sicurezza l'accesso alle scuole. Grazie. Oltre all'elenco dettagliato che ha fatto il consigliere Belli nella mozione, c'è anche la parte di via Durando in prossimità del Politecnico, che soffre degli stessi problemi.
problemi, quindi è un quadrilatero, diciamo, ben esteso, e che in effetti varrebbe la pena di affrontare in commissione. Io comunque non, da parte mia non mi sento di dare parere negativo sulla promozione, quindi invito anche gli altri consiglieri a considerare questa ennesima mozione, ma se non abbiamo altri strumenti per far sentire l'amministrazione, sensibilizzarla da questo punto di vista, e ricordo anche tutto il discorso che si è fatto sulla Car Free della via sempre in zona Tergano, che è rimasta lì senza via Guicciardi, è rimasto lì, dopo un anno non sappiamo più niente, torneremo ancora alla carica e cercheremo, non so, di riconvincere i genitori che quella è la soluzione senza sensibilizzarli, mi sembra che torneremo ancora a avere lo stesso problema. Grazie. Consigliere Esposito. Grazie. È vero che noi su questo argomento siamo tornati più volte, è anche vero che, come diceva qualcuno prima, se di fronte all'amministrazione se non da seguito o quantomeno a un'opera di immediato a certe richieste, forse qualche sollecito può essere produttivo, ma che vada non sortirà alcun effetto, perché certo non avremo pregiudizio. Io sinceramente credo che la mozione, per quello che possa anche essere personalmente, parlo a titolo personale, veramente accolta, anche per come è scritta nel linguaggio, devo dare altro consigliere Belli di essersi sforzato. No, è una nota di merito di averla presentata in una forma che non suscita pruriti da parte anche dell'oppositorio, comunque di chi milita dall'altra parte. Solo una nota, ovvero un tentativo che sono poi dell'emendamento di carattere linguistico, che poi valuterà lei. Quando lei chiede, esprime proprio questo concetto, dicendo: nel caso particolare proposto necessita i seguenti provvedimenti, io più modestamente suggerirei il verbo per l'appunto si suggeriscono, perché spesso noi diciamo l'amministrazione fai, e poi rischiamo di fare una brutta figura, perché l'amministrazione dice sì, io faccio, ma faccio diversamente da come dici tu. Allora, per impostare il rapporto in maniera più corretta, consiglio il verbo si suggeriscono. Grazie. Ma dove? Cioè, due ore. Grazie. Un po' pardella. Ma devi presentare l'emendamento. Al posto di? Sì, sì, anche secondo me stiamo restando quello che ha detto la capogruppo Meloni, di cercare di fare una commissione, di portare poi le persone con le quali parlare in quel quire. La mozione è sicuramente accoglibile, perché noi che abitiamo in questo quartiere vediamo di continuo decine di incidenti, le risposte che a suo tempo sono state date anche dalla vigilanza urbana sono inconsistenti, nel senso che una volta è stato risposto la percentuale di incidenti non praticamente non giustifica un intervento diretto a risolvere il problema, per cui va bene fare la commissione, ma la mozione va portata avanti, e non è solo una questione. Adesso Belli giustamente ha posto il problema sulla parte più sensibile, che sono i bambini, però come ha avuto modo di dire anche lui, anche per tutte le altre persone, per gli stessi mezzi, per le auto, così c'è una situazione molto pericolosa che abbiamo già rilevato in passato, per cui va bene, noi voteremo a favore. Presidente, sì. Dici, non ti ha mai beccato. Sì, grazie. No, io volevo fare un minimo di cronistoria di quello che abbiamo fatto come zona di cronistoria. No, non è 5 minuti. Meno. Anche se mi fate. Siamo d'accordo. Un intervento magari,
cerco di sintetizzare. Noi come consiglio di zona abbiamo fatto un grande lavoro insieme per quanto riguarda il piano del traffico per la mobilità sostenibile, in cui abbiamo individuato proprio questa serie di questioni come importanti e strategiche per migliorare la qualità dei nostri quartieri. In questo senso, una delle conseguenze di questa individuazione di problematiche ha fatto sì che l'amministrazione decidesse che il quartiere di Bergamo sia uno dei quartieri sperimentali per iniziare a fare dei quartieri a zona 30 all'ora. Si vede? Quindi, tra l'altro, lunedì ti copriamo ho un incontro in assessorato Giovanni, ti copriamo noi con l'ordine del giorno tra gli altri anche il tema della zona di Bergamo, zona 30 all'ora di Bergamo, proprio per capire com'è lo sviluppo del piano per realizzare tutta la zona 30. Sicuramente ci sarà un passaggio quando sarà un progetto della zona 30 in una commissione per capire, per discutere e per valutare. Quindi da questo punto di vista il percorso è già partito e sta andando avanti ovviamente. Nulla vieta evidentemente di fare degli interventi, diciamo così, che vanno incontro all'emergenza e alla pericolosità della viabilità ovviamente. Quindi non credo che la mozione sia in contraddizione con quanto il nostro progetto di riqualificazione di tutta l'area di Bergamo del quartiere ci sia. Per cui da questo punto di vista è compatibile. Non ho diciamo così, delle grosse osservazioni da fare. La questione sull'interazione tra le esigenze diciamo così, scolastiche e le esigenze di mobilità all'interno del quartiere sono, come abbiamo potuto constatare con mano un anno fa, abbastanza difficili da poi da mettere insieme, perché le due esigenze di sicurezza e di viabilità protetta, soprattutto per alcune scuole del quartiere interno, sono difficili da mettere in pratica proprio perché le scuole si trovano lungo vie che non sono trafficate di per sé, ma che sono comunque delle vie che mettono in comunicazione il quartiere con, ad esempio, il Ponte della Risorsa. C'è un po' di difficoltà a realizzare... Come dicendo io, fai un bar, facciamo una gronda. Scusate, cerco di sintetizzare. Per cui direi, questa mozione, tutto sommato, si può condividere. Una cosa chiedevo... Siccome io non conosco, cioè io...